Chiamo l'oggetto numero 16, interrogazione dei consiglieri Simona Meloni e Tommaso Bori riguardo il controllo dei chironomidi al lago Trasimeno. Illustra il consigliere Meloni, risponde l'assessore Morronio Coletto, l'assessore vicepresidente Morroni. Grazie a lei la parola vicepresidente consigliere Meloni. Grazie vicepresidente. Questa interrogazione è, diciamo, un po', nasce un mesetto fa, quindi è più pro futuro che eh, relativa ormai a questa stagione. Eh, sappiamo che l'attività di controllo eh, dei Chironomidi al Lago Trasimeno è finanziata dalla Regione e dall'Unione dei Comuni che ha consentito lo svolgimento dei trattamenti effettuati dall'unità. Anche, dal, scusate, da, effettuati dall'unità di igiene e sanità pubblica dell'ASL Umbria numero 1. Eh, ci sono stati sostanzialmente due momenti, di, come ogni anno peraltro, eh, di sfarfallamento eh, più importanti a fine giugno e eh, intorno alla prima metà di luglio, in particolare nella costa del comune di Magione. Eh, si aspettava un, un terzo sfarfallamento, che solitamente avviene intorno alla fine di agosto, poi per una serie di congiunture, tra cui anche il clima. Quest'anno è andato un pochino meglio. Ora, eh, il tema nasceva perché eh, durante il lockdown, chiaramente, eh, che ha interessato tutto il, tutto il territorio nazionale, non è stato possibile effettuare eh, le disinfestazioni che erano state programmate in quell'anno. Quindi. C'è stato un ritardo di circa un mese e mezzo due, e, eh, a causa appunto del, del DPCM dell'8 marzo 2020. Eh, quindi probabilmente il, la sospensione citata che contenuta nel DPCM ha provocato eh, nel nel, perlomeno nel primo periodo di giugno forse lo sciame incontrollato di Chironobidi. Eh, Proprio perché c'è stato questo magari ritardo di circa un mese e mezzo. Eh, Dall'altra parte, la Regione Umbria aveva confermato il finanziamento di 80.000 euro che si andava ad aggiungere ai 27.000 dell'Unione dei Comuni. Eh, quindi quello che noi. Eh, eh, interrogavamo la giunta regionale eh, se, il se il cofinanziamento degli 80.000 euro, quindi dell'importo complessivo della regione, è stato completamente erogato, eh, se ci sono state delle misure che eh, la regione ha adottato per colmare eh, i gap che è avvenuto durante il lockdown, ma soprattutto mh, un ragionamento pro futuro eh, per l'azione del prossimo anno, per eh, intervenire in maniera sicuramente più efficace per prevenire eh, questo fenomeno, che peraltro è un fenomeno che dal punto di vista comunicativo forse tutti dovremmo spingere una comunicazione efficace, per, eh, perché è un fenomeno che comunque è naturale del Lago Trasimeno e abbiamo. Mh, più volte ribadito che non, non rappresenta un pericolo per la salute perché non, non pongono e comunque non trasmettono malattie virali. Quindi questo dovremmo cominciare a, in, in maniera più incisiva a comunicare che fanno parte anche del, del nostro ecosistema. Grazie. Grazie consigliere Meloni. La parola al vicepresidente della Giunta regionale, assessore Morroni, per la risposta. Sì, grazie Vicepresidente, Vicepresidente Meloni, ma forse vale la pena intanto riportare all'attenzione dell'Assemblea alcune notizie che sono state inserite in un comunicato proprio recente emesso dalla, dalla USL Umbria 1 con riguardo alla tematica che è oggetto dell'interrogazione e in questo comunicato si fa presente che quest'estate la presenza di chironomidi è rimasta contenuta nonostante un contesto caratterizzato dall'abbassamento del livello idrometrico del lago e dalle temperature elevate che eh, magari poteva creare un contesto favorevole a un'ulteriore diffusione dei chironomidi stessi. Il monitoraggio dei fondali, come viene riportato in, questa, in questo comunicato, eh, che è stato effettuato nel mese di agosto in collaborazione tra il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia dell'Università di Perugia e l'Unità Sanitaria Locale Umbre 1, ha confermato il trend di contenimento della popolazione larvale di chironomidi che è stato rilevato fino a luglio 2020, nonostante appunto, le condizioni ambientali che poc'anzi richiamavo. Una certa efficacia la si sta ravvisando anche con riferimento alle luci bianche, le cosiddette toffolampe, no, predisposte lungo il litorale lacustre e viene evidenziato sempre in questo comunicato come vi sia stata anche una certa sensibilità delle attività turistico-ricettive che hanno adottato seguendo appunto i consigli della dell'unità sanitaria locale Umbria 1 le fonti luminose gialle e arancioni che attirano in modo minore i chironomidi. Per quanto attiene gli interventi e il contributo che la Regione, come ricordava la Vicepresidente Meloni, mette a disposizione dell'Unione dei Comuni, mi preme rammentare la deliberazione della Giunta regionale del 20 maggio del 2020 che eh, ha previsto il conferimento quale contributa all'Unione dei Comuni del Lago Trasimeno per l'anno 2020 di un importo pari a 40.000 euro, quale appunto contributo economico a supporto delle spese da sostenere per la realizzazione degli interventi eh, di prosecuzione del progetto di contenimento dei chironomidi. C'è stata poi una successiva delibera della Giunta regionale data 1 luglio 2020, con la quale è stato riconosciuto e assegnato alla provincia di Perugia un contributo nell'ambito degli interventi di manutenzione delle aree protette per, aree, per un importo di 40.000 euro da utilizzare per l'attività di controllo dei chironomidi. Per quanto attiene il primo importo di 40.000 è stato già liquidato, per quanto riguarda la seconda parte del contributo eh, si è dato mandato di operare le necessarie variazioni di bilancio, quindi è in attesa di formalizzazione. Naturalmente da parte dell'esecutivo della Regione c'è piena consapevolezza della delicatezza che assume questa problematica, è una problematica annosa e quindi cercheremo non solo di garantire anche per il prosieguo questo contributo significativo in favore dell'Unione dei Comuni affinché possano essere espletate tutte le azioni necessarie per procedere a un contenimento significativo e incisivo. Della presenza di chironomidi. Mi preme da ultimo rilevare che l'ultimo intervento per quanto riguarda il salone in corso si concluderà nella settimana appunto ormai prossima, del 14 settembre, eh, e con questo intervento si punta in qualche maniera a controllare la sciamatura finale dell'anno che si prevede per la metà o la fine di settembre. Quindi massima attenzione da parte dell'esecutivo nell'ambito anche di un impegno più generale. Teso a far sì che quell'importante porzione del territorio della nostra regione, ricca di straordinarie potenzialità, possa mettersi come dire, in una condizione di perfetta sintonia riguardo alle strategie di sviluppo che quel territorio merita e che quel territorio può tranquillamente pensare di sviluppare e di portare avanti nel prosieguo. Grazie assessore Morroni, la parola al vicepresidente Meloni per la LEPICA. Grazie grazie vicepresidente e grazie vicepresidente assessore per la risposta puntuale eh, grazie delle informazioni, eh, avevo letto e preso atto del comunicato dell'ASL e quindi anche del, dei continui monitoraggi che, eh, dei fondali e anche dello studio delle di cattura degli adulti di chironomidi che fa anche la Fondazione Cucinelli insieme ovviamente alla all'ASL e all'Unione dei Comuni. Eh, quindi l'erogazione totale del finanziamento viene confermata negli 80.000 euro eh, ringrazio ovviamente anche e soprattutto questo eh, intendimento pro futuro in cui dovremo cercare di lavorare tutti insieme proprio per preservare questo territorio e dare una spinta propulsiva allo sviluppo, cercando magari di. Per quanto possibile anticipare anche i tempi di intervento eh, il prossimo anno e quindi garantire una stagione estiva che sia eh, per una ripartenza importante anche di tutte le strutture che ruotano intorno al lago Trasimeno e quindi insieme anche al tema dei chironomidi, che rimane un tema importante, ma sicuramente eh, dovremmo affrontare insieme anche eh, tanti altri temi che quest'anno si sono ripresentati ovviamente nel nostro sistema d'acquisto a partire da quello delle acque e tutti gli altri eh, interventi eh, molti dei quali sono in capo all'Unione dei Comuni e grazie anche a importanti finanziamenti che sono stati anche deliberati eh, dalla Regione dell'Umbria nei mesi di, di maggio eh, potremo iniziare anche le opere di dragaggio del lago e quindi eh, in un lavoro di collaborazione e di cooperazione credo che potremmo programmare delle attività fruttifere anche per questo territorio. Grazie. Grazie Vicepresidente Meloni. Chiamo l'oggetto numero 18, interrogazione presentata dai consiglieri Bori, Bettarelli, Meloni, Paparelli, Porsi, De Luca e Bianconi riguardo l'applicazione delle nuove linee guida per l'interruzione di gravidanza farmacologica e somministrazione della RU 486. Risponde l'assessore Coletto, interroga consigliere Bori. Prego consigliere Bori per l'illustrazione dell'interrogazione. Grazie vicepresidente. Ci troviamo oggi a eh, tornare su un tema che purtroppo un mese fa è stato affrontato e bocciato contro l'evidenza scientifica, il parere della comunità medica e la mobilitazione della società umbra in quest'Aula da alcune forze politiche. Torniamo su questo tema perché questa Giunta ha avuto tanta fretta di produrre quella delibera che è una delibera della vergogna, che è una delibera che rende difficile, crea ostacoli per l'esercizio di un diritto, al contrario di quello che avviene nel resto del mondo. Ecco, tutta quella fretta e quella velocità nel produrre nel pieno del lockdown una delibera e poi tanta lentezza tanta lentezza tanta attesa tanta timidezza nonostante quello che l'assessore aveva dichiarato qua in aula un mese fa dicendo che appena sarebbero arrivate le nuove linee guida loro le avrebbero applicate beh tanta lentezza perché queste nuove linee guida che guarda caso risolvono esattamente le criticità che noi sollevavamo rispetto alla delibera fatta dalla giunta regionale, Beh, queste linee guida esistono da un mese e qui non si è fatto nulla per cambiare quella delibera. Non si è fatto nulla e questa vicenda, oltre che far balzare agli onori della cronaca la giunta Tesei per essersi piegata a dei diktat sbagliati, non si è fatto nulla e c'è stata un'eterogenesi dei fini evidente. Voi volevate rendere inaccessibile un diritto, avete consentito al contrario la revisione delle linee guida per tutta Italia. Ora, il paradosso è che, pur avendo risvegliato le coscienze su questo tema, voi da un mese evitate di applicare quello che va applicato, cioè le nuove linee guida. Lo avete fatto. Dopo non aver distinto l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica da la pillola del giorno dopo, l'avete fatto dicendo che era tutela della donna quando voi volevate mettere sotto tutela le donne, alla domanda se conoscevate quanti eventi avversi erano collegati all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, è stato risposto un po', e però la risposta invece era zero. Alla domanda se sapevate quanti obiettori di coscienza c'erano nella regione che voi governate, la risposta della Presidente ha detto non ricordo qualcuno e invece sono due ginecologi su tre. Quindi partiamo dalla non conoscenza di quello che poi andate in maniera strumentale e propagandistica ad affrontare, ma ad oggi che qualcuno finalmente, il Ministero, la comunità medica, l'Istituto Superiore di Sanità, ha risolto queste criticità che voi avete utilizzato per quella delibera, ad oggi, a un mese di distanza, non l'avete ancora modificata. Ecco, questo è grave e sbagliato e noi siamo qui a ricordarvelo dopo che ve lo ha, prima di tutto, ricordato la società e le donne scese a migliaia in piazza. Noi siamo qui a ricordarvelo anche nelle istituzioni, a chiedere come mai da un mese non si è modificata quella delibera e come mai ancora ad oggi non si ha notizia. Noi non retrocederemo di un millimetro su questi temi fino a che voi non applicherete ciò che è ad oggi la norma. Grazie, consigliere Bori. Do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie, presidente. Volevo rassicurare il consigliere Bori: non c'è nessuna volontà da parte di questa giunta di non applicare quella che è una direttiva del Consiglio Superiore di Sanità. Tantomeno non c'è nessuna volontà da parte di questa Giunta di non applicare quella che è la successiva direttiva che fa seguito a una precisazione fatta dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 4 agosto eh, che faceva notare, che dava parere favorevole naturalmente a, no, a protrarre a 63 giorni eh, quella che è l'interruzione eh, di gravidanza farmacologica. E ehm, come dire, di farlo anche in dei hospital. Faceva notare però che c'era un parere che doveva essere modificato dell'AIFA che è stato modificato il eh, 14, il, eh, 14 di agosto. È stato pubblicato modificato il 12 pubblicato il 14 di agosto. Quindi, solo per rassicurare, nessuno ha volontà di andare contro le linee guida del governo. Eh, prendiamo atto di, eh, dei pareri che sono arrivati e provvederemo a modificare quella che era un atto amministrativo quindi una delibera che prendeva atto di questi pareri e di riallineare a quello che è indettato appunto dei due pareri del Consiglio Superiore di Sanità e di AIFA. Grazie. Grazie assessore Coletto, eh, do la parola al consigliere Bori per la replica. Eh, non posso che dirmi insoddisfatto della risposta perché è una non risposta. Cioè, che ci siano i dettati, le norme, le circolari, le sap lo sappiamo da soli e lo abbiamo scritto noi. Questi dettati, queste circolari, queste norme sono di un mese fa. Allora è evidente che c'è la volontà di non applicarle. Lei, in aula, il precedente dibattito a luglio ha detto no, noi assolutamente abbiamo cambiato una situazione perché voi avete trovato una situazione positiva, con la necessità di potenziare i consultori, con la necessità di andare a rivedere il sotto organico, con la necessità di garantire la contraccezione gratuita, sì, ma positiva rispetto alla scelta che avete fatto voi propagandistica e strumentale. Che l'unica persona che ha festeggiato era il senatore Pillon. L'avete modificata in peggio. Ad un mese di distanza dalla vostra delibera tutti sconfessano le vostre scelte sbagliate: l'ospedalizzazione forzosa di tre giorni. Tutto quello che avete fatto era sbagliato e non lo dico io, lo dicono le società scientifiche mediche, il Consiglio Superiore di Sanità e infine il Ministero. La fretta che avete avuto. Nel fare quella delibera vergognosa farà contraltare alla totale lentezza che state ora utilizzando per applicare le nuove linee guida. Lei ha detto che l'avrebbe fatto subito. Da quello che ha letto ci conferma che è più di un mese che lo ritardate. Questo è inaccettabile e noi non permetteremo ancora ritardi su questo tema. Ritardi che sottolineo sono strumentali e funzionali a una propaganda inaccettabile. Non si fa campagna elettorale sulla pelle delle donne.